Se non ci avessimo creduto, sarebbe stato ancora chiuso. Noi ci crediamo tantissimo, il nostro azionista Regione Puglia ci crede, il vero. sistema di promozione turistica ci crede e i numeri ci stanno dando ragione. Il Gino Lisa vince e convince tutti, tanto da spingere progettualità sinergiche tra il mondo istituzionale ed il tessuto economico della provincia di Foggia per amplificarne la crescita. Gli industriali e gli amministratori del territorio si sono dati appuntamento nella sala Fantini di Confindustria per continuare a ragionare sul futuro dell'aeroporto e sulle opportunità congiunte con l'economia Dauna. Tra i principali settori a beneficiarne, in vista soprattutto della bella stagione e tra i pronostici più lusinghieri, il comparto turistico del Gargano. La provincia deve crescere, Foggia deve crescere, Foggia deve fare la sua parte, cioè, la marina la fa, adesso anche la parte pianeggiante deve investire nell'aeroporto. Quindi faccio appello anche agli operatori economici, non esclusivamente, turistici, di fare la loro parte. Noi avevamo il dovere di aprire l'aeroporto, quello che accade fuori è un tema di società civile, noi possiamo stimolare questo dibattito, però noi ci occupiamo di aeroporti. È già estremamente impegnativo far quadrare i conti, è un qualcosa di incredibilmente complicato, complesso, dobbiamo essere attenti ai numeri e diciamo così, non dobbiamo pensare alla fiammata, dobbiamo pensare invece a una poderosa crescita. Lenta e costante. Vediamo di migliorare, aprire nuove rotte, vediamo, siamo un po' in valutare quale rotte aprire anche fuori Italia. È stata una bella sorpresa, Foggia. Una Sì, bella sorpresa. direi di sì.